una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Si tratta di una svuota la spesa e mi tagliate la testa. Ok, allora, come qualcuno di voi sa, io e Valentino abbiamo preso casa, abbiamo affittato casa per andare a convivere. Adesso qua si sente l'eco, sono nella casa nuova, perché comunque sto svuotando tutti gli scatoloni. Io volevo farvi una svuota alla spesa particolare, non è una svuota alla spesa mangiareccio, perché comunque c'è qualcosa da mangiare, che ha preso mia socia. Però ancora stiamo svuotando gli scatoloni, ancora non viviamo effettivamente qui, però tante cose tipo detersivi, quelle cose lì ci servivano comunque sia per pulire qui, anche se poi hanno pulito tutto loro perché c'è andata che uno specchio, anche i mobili interni spettacolare. Però tante cose per non doverci trovare a comprare la prima spesa e spendere 500 euro, abbiamo iniziato un po' a prenderle, tante cose me le ha prese mia suocera, ogni volta che andavo a fare la spesa mi prendeva qualcosa. Adoro mia suocera, hashtag. Comunque penso che dividerò il video in due parti, farò due svuote alla spesa perché realmente c'è tantissima roba. Allora iniziamo. Questi me li ha presi mia suocera, me li ha dati mia suocera, sono, infatti ne mancano due, vabbè, lasciamo perdere. Sono i crudini, perché dice: se mi viene qualcuno a trovare, viene qualcuno ad aiutare, non avete niente da offrirgli da bere. I crudini, grazie suocera, non so dove li abbia presi. Contate che quello che ha preso mia suocera o è Eurospin o è Tigros. Comunque poi ci ha dato anche delle questi che non ho capito cosa sono. La bevanda del Valentino, San Miter, Emozioni, San Pellegrino, aperitivo analcolico a Passion Fruit. Io ne ho dati due perché piacciono al Valentino. Mai assaggiati, mai visti in vita mia. E assaggerò anche se a me i crudini fanno schifo, ragazze, ve lo dico. Non li abovo. Per vedere quanto ci metto devo tenere conto qua. Ok, allora sono le 2.50, non farò più lungo di mezz'ora. Poi ci ha dato delle birre, che sono queste qua per le Poretti, 4 birre. Faccio questo video così posso mettere il tutto, perché mi piaceva comunque integrare nel mio canale questi video svuota la spesa. E qua c'è tanta roba nuova, perché non devo farla vedere. Altre due birre, appunto sono 4. Così le metto magari una in frigo, perché non so se viene qualcuno magari. Qua ci sono delle mini Coca-Cola, queste qua da 6, 200 ml. Ok, un sacchetto è andato. Poi, sempre mia suocera. Penso che perché questi comunque le mangia il Valentino la mattina, ma lei fa le scorte, me ne ha dati due, perché comunque io penso che forse settimana prossima, metà settimana, inizieremo comunque a stare qua fissi. Quindi mi ha dato questi due dell'Esselunga, sono i Conflex praticamente, con i frutti di bosco, per equilibrio. Così ci fa colazione Valentino tutte le mattine, visto che per questo me l'ha dato. Poi a Valentino gli ha preso questo accappatoio, grazie, così non lo devo comprare. Poi queste sono tutte cose intime del Valentino, quindi non sto facendo vedere magliette, robe del genere. Mi ha dato questo olio, questo me l'ha dato perché era sbagliato a prenderlo. Questo qua è praticamente di girasole, vinacciolo, mais, lino e rose e riso, ecco, ricco di omega 3 e 6. Lei ha sbagliato a prenderlo, non lo usava, me l'ha dato a me. Questo qua lo faccio vedere perché sono le cose intime del Vale. Allora, poi fazzoletti come se non ci fosse un domani, sono 30 pacchettini di tempo. Poi sapone per le mani di Marsiglia, origine naturale, nuova formula più chermosa, 500 ml. Ma io li dividerei qua per il bagno. Poi gel per i capelli, questo qua è della Garnier, della Graphique. Poi shampoo shampoo Elisir ai semi di lino, fruit uva e UB, nutre, protegge e prolunga il colore, capelli colorati e mesh. Questo qui. Ok, poi abbiamo il bagno schiuma della Palme Olive, che è l'orchidea esotica. Oh mio Dio, esotico davvero, fantastico. Mettiamo qua tutte le cose del bagno. Un altro, questo qua, cos'è? Il balsamo? Shampoo fortificante 3 in 1,
Della Garnier sempre. Della Fructis Garnier, esatto. Poi abbiamo un altro di quegli oli lì, che vi ho detto, che in teoria servono per friggere, suppongo, dopo dico, non lo so, perché non ho mai visto questo tipo di oli in bottiglia di vetro, quelli di semi mai visti. Aceto bianco, aceto di uva, sì. Poi abbiamo il sale, che però non mi piace sto pack, mi sa che lo cambierò, lo metterò, a cosa metto l'aceto insieme alla lavanda del bagno, vabbè. Poi mi ha preso il sale, questo me l'ha preso mia suocera, sale grosso e sale fino, sempre perché dice che sennò all'inizio dovevamo comprare troppa roba, lei quando andava prendeva anche qualcosa per noi. Il bicarbonato, ottimo, il bicarbonato è fantastico per tutto, non solo per cucinare altre cose. Poi abbiamo la citrusodina, questa l'ha presa mia suocera per il Valentino, che ne fa spesso uso quando mangia magari un po' pesante. Un'altra cosa per il bagno è un altro bagno schiuma, è l'Aroma Sensational It's Fabulous, bagno doccia, shower and bath. Mi piace più l'altro, questo lo uso dal Valentino. Sono bello. Allora, poi abbiamo olio Dante, olio extravergine d'oliva, 100% italiano, ottenuto da olive raccolte e frante in Italia. Questo qua. Poi abbiamo un altro olio, questo è un olio extravergine di oliva sento rumori molesti, biologico, ma lo sentite che qua non vola una mosca? Non parla nessuno, mi sa che sto arrivo io a far casino in questa zona. I dadi, dadi Knorr, dado classico, meno male classico, io preferisco il classico anche se è meglio il vegetale però. Mi ha preso delle, queste qua me le ha prese mia suocera, le conserve, l'ho detto, noi andiamo a fare la spesa per lei, prendiamo qualcosa anche per noi, man mano accumulato in queste due settimane, diciamo. Pura passata al pomodoro Vallino, di Rica, molto, ah, questa qui l'abbiamo mangiata ieri praticamente, e io gli ho detto, Carmela, ma questa qua che passata è? Perché è molto buona, contate che io sono abituata comunque anche a quelle fatte in casa, perché noi facciamo la salsa, però questa qua, pur essendo comprata, è abbastanza buona, no? E lei mi aveva detto che la sta delita, mi aveva detto come l'aveva presa qualcuna, ma mi ricordo. Poi questa l'ha presa sempre lei, della pasta. Ci ha preso le mini penne rigate, adoro, queste con la panna sono uno spettacolo. Poi mi ha preso le farfalle, che mi piacciono tantissimo, della Barilla. Allora, badate che piacciono tanti, io il pasto ne mangio veramente poca. Scusatemi, ma a me prude il naso, non capisco, non è raffreddore, mi prude proprio il naso. Cercando un pezzo di carta, ma qua sicuro non ce l'hai già. Aspettate, stavo dicendo, contate che io pasta veramente ne mangio pochissima perché mi riempie subito e non c'ho neanche gusto a mangiarla, quindi. Poi ha preso un altro, questo un chilo di penne rigate normali. Poi, oddio, cascato al mondo, spaghetti numero 5, se interessasse. Questa roba penso che l'ha presa all'Eurospin, al Tigros. Sempre spaghetti numero 5. E poi un altro dado, penso anche quelli, non so. Ci ha preso due dadi classici, uno della Knorr e uno della Star, non si sa mai. Perfetto, grazie Carmencita. Poi oddio, li ho ucciso e spostato tutto. Sono pessime in questi video. Contate che sono scomoda perché non ho un tavolo, nel senso che noi il tavolo c'era qua, però l'abbiamo messo nel dove lavorerò io, perché qua mi arriva il tavolo in cristallo di mia sorella. Poi questa bustina, bustona di zucchero fatto così, che me l'ha data sempre mia suocera, è il zucchero bianco della Dolciano, le bustine, che è più comodo quando viene qualcuno, fate così. Vabbè, questo non ho. Poi zafferano, io odio lo zafferano, ragazzi, non lo posso vedere, aborro lo zafferano, però Valentino non mangia. Ah, poi queste me le ha regalate, set bagno due pezzi, questo qua per il bagno, ottimo, asciugamani ci vogliono, aspettate che tiro su perché sennò, ok. Poi zucchero, questo qua normale semolato. Poi abbiamo un'altra De Ricca passata, ottimo, sono quattro, sono così buone.
frutta che sono così grosse. Poi abbiamo l'origano, questo non era necessario, se l'avessi saputo che l'avrei preso io avrei detto di non prenderlo, perché noi abbiamo l'origano, quello fatto dai coltivatori essiccato, che è molto buono, magari è buono anche questo, però non c'è bisogno di spendere soldi. Riso, ha preso i risi classici, riseria italiana, riso super fino, arborio. Questo qua da un chilo, da 12 chili, finirà mai. Poi, un'altra passata di ricca, tutto ciò ci piaceva molto. E, cos'è questo? Questo è un sapone liquido, sempre per le mani, sempre per il bagno. Poi, facciamo l'ultimo sacchetto che mi ha messo, no, sono due sacchetti, poi ci sono tutti i detersivi che avevo comprato in realtà io, che volevo pulire qua all'inizio, però non ho comprato tutto, però comunque mi servono sopra casa. Un altro set bagno da 4 pezzi, questo, con due asciugamani al 50%, due ospiti 40-60. Molto bene, anche blu, carine. Oddio, sto cucinando qua la roba. Ah, ecco, questa è mia suocera, le zalette, perché Valentino adora le zalette, e allora... nel caso ne avessi bisogno 3 pacchetti, adoro, sono molto buone le zalette comunque come biscotti, piacciono molto anche a me. Oh, grazie Carmela, questi li devo comprare, sì, perché poi ho pensato li compro quando vado a fare poi la spesa effettiva, no, questi non è una necessità super, però sono i Blue Active Duo Pack e sono quelli per mettere nel WC per profumarlo e comunque disinfettarlo ogni lavaggio. Poi ci sono le zolette di zucchero, della zaffiro, ma io me ne invento i nomi, delle Ridania, ma una volta si chiamava zaffir qualcosa, boh, peperoncino di questa marca, non so se è buono. Ah, poi queste qua mi ha preso due tovagliette per la colazione, queste qua, so se ne avevo già qualcuna io, però non sono mai scomoda, anche se devi mangiare di corsa non va a apparecchiare, bisogno di quelle, via, tonno, quindi c'è qualcosa da mangiare effettivo, c'è il tonno Rio Mare, molto bene. Ah, poi ci sono due pacchetti di fazzoletti, questi qua. Quelli che so che me li ha regalati mia suocera, però sono tutti tipo biscotti, e il tonno me l'ha preso lei, tutto quello che ve l'ho detto me l'ha preso lei, quello che non vi dico niente perché l'ho preso io man mano. Allora, questi qua, i sacchetti gelo, sono i 19x26 e i 29x42, questi me l'ha preso mia suocera, non li ho presi io. Come invece questi, poi abbiamo la pellicola, l'alluminio e la carta forno, tutte e tre prese adesso da queste, perché quelle si sa, devi averle in casa, cioè anche l'olio, queste cose qua, se io andavo a fare una spesa dovevo comprarmi tutte queste cose che dovevano, cioè se tu pensi già in casa ce le hai, quando vai a fare la spesa non le prendi, se io le devo prendere tutte di botto, ragazzi, veramente veniva una spesa di 500 euro, quindi meglio. Poi abbiamo un della Hand Shoulders al Citrufresh. Che cavolo è questa roba? Shampoo antiforforo, molto bene. Questo per Valentino l'abbia preso, questo l'ha preso mia suocera. Poi il Nesquik con 30% di zuccheri in meno, interessante. Questo non è che ne facciamo un uso spropositato, diciamo che magari qualche volta Valentino ha questo vizio, che quando si fa il toast lo accompagna dal latte freddo e destro. E questi poli qua, come si chiamano, stick. Poi abbiamo questi due deodoranti, essenza agrumata e essenza marina della Neutro Roberts, questi vanno in bagno. Poi abbiamo un po' di spezie, tutto ciò mi rende molto felice, devo essere sincera, io le spezie le adoro. Allora abbiamo ovviamente la noce moscata della sempre cannella. Questa è la cannella macinata, top ragazze, top 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 top, cannella macinata. Questa me l'ha presa mia suocera, la cannella macinata, perché io adesso lungo la bellina non trovo mai queste robe. La maggiorana, il timo, pepe nero e ginepro. Allora, contate che
comprerò le piante aromatiche da tenere fuori, perché comunque a me piace mettere l'aroma fresco anche. E quindi queste sì, le userò. C'è solo il timo, che è la pianta che prenderò, che è. Questa è la cosa mia suocera, le ditaline rigati, però è sempre meglio tenerle in casa quelle, perché comunque non si fanno niente. Le mezze maniche rigate della Barilla, questa è la cosa mia suocera, la pasta, ragazze. E poi abbiamo la farina tipo 00 della marca Esselunga e questa pastina qui che sono i risoni, che l'ha presa perché lei fa sempre la pastina con questa tipo di pasta qua, e mi piace molto. Ok, adesso arriviamo all'ultimo sacchetto, adesso perché di là c'è un'altra roba, che insomma ho preso. Io sono tutti i detersivi che ho preso io, questi forse ci hanno filato due cose mia suocera, ma dovrebbe essere tutta roba che ho preso io, credo, mi auguro, mi sa che c'è ancora qualcosa. Allora, queste qua ce le ha messe mia suocera, sono le anticalcare per la lavatrice, e gel doccia shampoo, questo dell'Intesa. Questo va qua e questo va qua. Allora, iniziamo. Sì, le ho prese io questi qui. Della Smac Express, la candeggina più scrassatore, ideale per i bagni, per il piano cottura, per anche i vestiti. Questa. E questa suppongo che. Adesso vediamo gli altri che ho preso quali sono, perché non la ricordo. Ok, ho preso della Bref brillante, tutto in uno, multisuperficie. Questa è un po' per tutta la casa, l'ho preso. Poi questo è per il legno, il pronto. Pulisce all'aloe vera, l'ho preso. Poi ho preso. Ok, questo è un anticalcare, quindi quello là mi sa che lo utilizzerò. Un po' per la cucina, un po' per bagno quando serve. Comunque questo qua per l'anticalcare ho preso, perché comunque serve sempre. Poi per i pavimenti ho preso questo qua, è favoloso perché era in offerta ad Esselunga, esplosioni di profumo, freschezza floreale. Ne ho sentito parlare molto bene di questo favoloso. Oh mio Dio, buonissimo, veramente buonissimo. Poi è fucsia, cioè ragazze. Sì, io di solito prendo i flacconi molto grossi a casa con i miei, però boh, devo iniziare, ragazzi, devo spendere un mondo. Questa me l'ha presa mia suocera, la mucchina liquida per i pavimenti, molto bene, perché io solitamente cosa faccio? Quando lavo i pavimenti anche a casa mia, metto un detersivo di quelli e poi metto un po' di disinfettante, che io prendo di solito al Lidl, quei flacconi da 5 litri, oppure ci metto un po' di ammoniaca per disinfettare, o un po' d'alcol, capito? Lo mischio insieme per disinfettare, e questo lo userò esattamente per questo, cioè lo mischierò insieme, metterò un goccio di questo anche per disinfettare appunto le superfici, ci sta più niente. Poi ho preso questi che sono gli Swiffer. Questi qua ce ne sono 5, c'è il manicotto, io adoro lo Swiffer, mi trovo comodissima ad utilizzarlo. Contate che vedrete nel video dopo, che farò dell'altra svuota la spesa, che io ho preso spazzoloni e tutto quanto, vi farò vedere delle cose che ho preso. Contate che io lavorando, facendo le pulizie appunto, io ho i miei must, perché già li ho provati tutti, io ho i miei must per la pulizia. Poi ho preso queste spugne qua, multisuperficie, per pulire bagno, insomma, ne userò una per stanza, diciamo, e sono tre, sono della Villeda, sono delle Sponge Clot, queste qua che sembrano bagnate, boh. Poi ho preso queste tre frisch di spugne della Spontex, 3 Friva Plus per la cucina. Poi ho preso per il water, oddio, tutto, per il WC, disincrostante gel, questo qua che mi trovo davvero veramente bene, della Vichinette, davvero veramente bene. Non so se vuoi sentire. E poi per ultima cosa, e direi di sì, perché se erano 50, adesso sono beh, dai, 20 minuti, non è neanche tanto. Però dopo magari dura anche di più, non lo so. Ma faccio un mega svuota la spesa. Ma io farei anche un mega svuota la spesa, ragazzi. Blocco e faccio continuo, non mi interessa. Poi ho preso queste che sono la lana d'acciaio, che serve per pulire molte superfici, e l'ho presa. Questa è della Vileda. Allora, facciamo così: metto a posto sta roba e arrivo con gli altri Ok, sacchi. volevo farvi vedere questo che è praticamente l'asse da siro della Girmi. E abbiamo preso quello col coso largo, insomma. Questo me l'ha regalato mia suocera perché io ho questa cosa qua, tipo la vaporella. E
E quindi niente, questo ve lo faccio vedere da qua perché è ingombrante a farvelo vedere dal vivo. Che rumore molesto. L'altra cosa che volevo farvi vedere era il di biancheria. L'abbiamo preso dall'Iper, è questo qua. È 100% in alluminio, c'era anche in acciaio, però ho preso questo perché è anche molto più leggero da portare. E poi è quello con le cose larghe, le bande larghe, così non si rompe facilmente. Ok, andiamo di là, subito. Ah no, aspettate, vi faccio vedere anche la lavatrice. La devo chiudere, vabbè. Questa è la lavatrice che nel locale lavanderia ed è un Indesit. Non mi chiedete il modello perché non ne ho idea. Era in offerta, ho preso questa. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, ragazze. Fatemi sapere se vi piacciono i video spesa, anche se questo, ripeto, era un video un po' particolare. E ci vediamo al prossimo video. Un bacione. Ok, continuiamo. Allora, lavatrice. Abbiamo preso, vedrete dopo la lavatrice che ho preso, la Dash 3 in 1 Pods Classic. Questi sono comodi, diciamo che non li userò spesso questi, userò più quelli liquidi, ma metti che mi finiscono, questo qua c'ha tutto due nu, cioè ha tutto insieme, sia ammorbidente che detersivo, insomma è comodo, le tecnerò più per sicurezza queste cose. Poi questi in offerta me li ha presi mia suocera, alla Tigros forse, sono i Nelson, classico per lavare i piatti. 3 in 1. Poi continuiamo con i detersivi. Questo è il Vernel Blue Oxygen. Ma il Vernel è l'ammorbidente, ragazzi, dovrebbe essere ammorbidente questo, giusto? Sì, non c'ho scritto da nessuna parte, però penso che sia ammorbidente. Non l'ho mai preso io il Vernel come marca, è buono, lo so, però non l'ho mai preso. Acqua distillata per stirare. Candeggina Ace Denso Più, sia per pulire che anche per appunto lavare i vestiti. Poi abbiamo il Napisan che va a igienizzare. Merda, è entrata una mosca e Valentino mi uccide. Quando se ne va questa mosca da sta casa? Non dire a fare avanti e indietro. Vabbè, questo qua per comunque lavare sempre i panni. E poi sempre per lavare i panni questo qua è il sole. Chi prende il sole non lo lascia più, questo qua, e sono due flacconi ed erano in super offerta. Ma poi andiamo con questo. Ah, abbiamo altro tonno, credo che me l'ha preso sempre mia suocera perché non l'ho preso questo qua da 6. Poi guanti senza polvere monouso, vabbè, questi qua. È buona cosa, questi sono le mutande del Valentino, nel senso che gliela comprate un po' di mutande da mamma, no? Metti una in offerta e gliela prese. Quindi ve le faccio vedere con la mutande, con il pancio col sangue, ottimo. Ah, poi qua abbiamo, cos'è sta roba? Ah, una crema per bruciature e scottature, me l'ha presa mia suocera. E dei fili bianchi e neri per cucire, ma cioè, ne ho abbastanza perché non ho anche la macchina da cucire, però è quella creativa, però comunque cucio. Poi, qua, queste cose me le ha prese mia suocera. Allora, c'è dentifricio. Oh mio Dio, il mentol del cocco! Mente cocco, ragazzi, wow! L'avete provato? Fatemi sapere se l'avete provato com'è. Interessante. Poi abbiamo il menta di... Ah, menta dent alito puro. Repair. Questo, che cosa è successo? Si è aperto. Questo è il Paradontax. Se hai le gengive infiammate. Ma ha preso uno per ogni tipo? Questo è la mia suocera. Si vede che l'ha preso mia suocera. Il Lisoform Medical. Questo qua è un disinfettante. Io queste cose non ci avrei neanche pensato. Devo essere sincera, questa me l'ha presa tutti mia suocera, Cerotti, adoro, cioè ditemi se non è una donna d'oro. Cotone, una confezione enorme che è grossa quanto praticamente l'unico mobiletto che c'è in bagno, a proposito dovremmo comprare un mobiletto. Ok, cotone fioc, Cerotti, io queste cose le metterei qua nel coso del bagno perché...
Allora, praticamente c'è solo un mobiletto, dobbiamo ordinare un mobile che ci deve arrivare per il bagno. Abbiamo questo qua con un altro disinfettante, poi un termometro. Adoro, Carmela, ti adoro. Questa roba mettiamola qua dentro, va. Tutta questa roba per il bagno la metto qua dentro perché adesso non ho posto dove metterla. Poi sempre abbiamo il cerotto. Ok. Poi, carta igienica. Questa della Fidel dell'Esselunga, 2 pacchi da 8 rotoli. E poi abbiamo dei rotoloni asciugatutto. Oh mio Dio, come ci arrivo io a quel sacchetto? Questo qua che è fior di carta, questo qui. E questo che è un po' per tutta la casa, per pulire anche questo qua. Finito. Guarda, meno male che tra la cucina, la panca e altri mobili c'è tanto spazio dove mettere la roba. Perché tutta sta roba io penso che questa carta la metterò nella casetta fuori. Allora, aspettate, arrivo. Prendo l'altro sacchetto. Sentite rumore perché sono seduta sulla panca, quindi fa un po' di casino. Ok, col Valentino abbiamo comprato questa qua della Bialetti, che era in offerta dello Spin, sapete che lui lavora allo Spin, da 3 tazze, la voluta arancione fluo. Io a casa mia uso sempre la moca, cioè questa, però probabilmente ci regaleranno la macchina per fare il caffè qua, quella elettrica. Però questa qua, comunque nel mentre usiamo questa, e comunque c'è gente che preferisce, metti che è invitato, preferisce la moca, ce l'hai la moca, no? Poi abbiamo 2 ciotole di questi qua che sono in plastica, che ho preso sempre dello Spin col Valentino l'altro giorno perché non avevo ciotole. Non vedrete video haul, piatti, bicchieri, posate, perché io in 7 anni che siamo insieme ho praticamente sempre con i punti, o quando vedevo delle offerte prendevo tutto, io per la cucina ho quasi tutto. Mi mancavano delle ciotole, le ho prese a 2,99 €, questa con di lama e questa qua con questa fantasia. Sono in plastica, quindi non si cascano, non si rompono. Poi ho preso un paio di questi guanti qui in lattice per pulire. Poi ho preso questa teglietta qua della Sistema Casa per fare la lasagna. Allora, in realtà ne ho di teglie, però così di questa misura no, perché ho pensato, cioè io ho sempre prese grosse se invitavo qualcuno, invece se tipo voglio fare una lasagna solo per noi e che comunque avanza, ne congelo un pezzetto, questa va bene, se no sono troppo grandi quelle che ho. Allora, poi cominciamo un po' con le cosine dei cani e del gatto. Ho preso le croccantine al mucchino, questi qua della Friskies, perché l'ho trovata in offerta. Di solito lui mangia una marca del Lidl che è molto buona, e soprattutto per chi ha un Jack Russell, sa che stesso Jack Russell si offrono di dermatite, e questa marca di croccantini qua in particolare non dà nessun fastidio, perché Mucchino non soffre di dermatite, neanche la Kira, però Spillo soffre tantissimo di dermatite, da quando gli diamo questi croccantini non ne soffre più, quindi sono molto buoni. Non mi ricordo la marca, se me lo ricordo ve lo dico. Poi ho preso i biscottini, questi qua sempre della Friskies Purina Daily Mix, che ogni tanto lo premio. Poi mi sono presa uno spazzolino da denti, perché il Valentino ha quello elettrico, io mi sono presa uno spazzolino normale, classico. E poi abbiamo preso 3 scatolette di questi qui della Special Dog per il cane con verdure e carne, solo 3 perché li tengo per sicurezza, perché se no io non gli do mai queste cose qua, perché magari ogni tanto sta male un mucchino con la pancia, quindi preferisco piuttosto dargli, lui mangia tutto, quindi preferisco dargli quello che avanziamo noi, ad esempio verdure se ne mangia, oppure mia mamma spesso e volentieri fa del tipo il bollito di carne, di verdure apposta per i cani, trita tutto, fa delle scatolette bio. Quindi poi ho preso 7 scatoline di queste qua della Gourmet per la gatta. In realtà non prendo mai queste, prendo sempre delle scatolette del Lidl che gli piacciono molto, perché lei è molto schizzinosa, non mangia tutto, e quelle del Lidl gli piacciono parecchio, però ho preso queste che erano in offerta e sono comode, ragazze. Se sono io apro anche l'altra, ma se è il Valentino che deve dargli da mangiare, meglio una cosa che apre, svuota e stop, perché se deve dividere in 3 parti mi fa un disastro. Tipo c'è una scatola di così, la mia gatta ci mangia 3 volte per questo, e io gli do da mangiare 1 volta al giorno, cioè gli do la mattina un po' di croccantini alla Lulu e la sera la pappa, perché sennò ingrassa.
perché è sterilizzata. Adesso, poi ho comprato questa ciotola per il cane, per Mucchino, che carina, con due divisori, uno per l'acqua, uno per la pappa, che poi qua ci berrà anche la Lulu, perché la Lulu beve, già a casa mia beve dalla ciotola del cane, perché è inutile tenere 10.000 ciotole. Poi ho preso questo qua, anche se mi accorgo adesso che è rosa, rosa rosso, dai, per Mucchino, perché comunque io vivendo a casa mia noi abbiamo quello, certamente abbiamo uno di questi con tre prolunghine per ogni cane, poi mi serve. Poi ho preso una copertina che è sia per Lulu che per Mucchino, adesso vediamo. Allora, la Lulu non vedrete una cuccia perché la Lulu non aborra le cucce. Ho speso soldi negli anni, ho preso cucce, tiragraffi, niente. Lei gli piacciono i letti, i divani e farsi le unghie sulle scatole di cartone, i tiragraffi non li caga. Poi ho preso questa spazzolina per la Lulu per spazzolarla. Poi ho preso un altro coso di guanti che questo devo mettere in bagno. Questo qua da attaccare al come si chiama? Il guinzaglio lì, però è gigante, però ho trovato solo questi. Queste cose le ho prese dai cinesi, ragazze. Poi ho preso la ciotolina alla Lulu e io ho voluto prendere questa più bassa perché lei fa sempre fatica a leccarle dalla ciotola. Io ho preso questa qui, fucsia rossa, molto bella la Lulu. Poi ho preso altre cariche per la cacca del Mumu. Ho preso un collare per la Lulu. Ora io ci voglio provare perché comunque qua io ho paura che lei possa uscire. Togliete sta cosa qua chiana che la tiro assolutamente. E anche il campanello, perché se gli lascio il campanello lei se lo strappa a mozzichi e non se lo terrebbe assolutamente. E gli voglio mettere al posto del campanello la targhetta col nome e il posto. E poi ho preso utilissimi questi vassoi da mettere a terra per non far sporcare quando mangiano, questo per la Lulu e questo per il Mucchino. E così qua ci metto la ciotolina della Lulu, qui metto quella di Mucchino doppia, così almeno non mi sporcano a terra se mangiano, metti che gli cade qualcosa, insomma non mi vanno a lerciare tutto il mondo. Poi ultima cosa che ho preso per animali, questa cuccia per Mucchino, appunto perché lui la condivide, o meglio dorme con me però le due cucce che ci sono lui condivide con il papà e la mamma, quindi ho voluto prendere questa cuccetta per qui che penso che terremo in sala, credo, o in camera, perché tanto lui durante il giorno non dorme molto, un po' psicopatico. Va bene, allora metto tutte le cose per gli animali qua dentro, così continuiamo col video, che mancano proprio le ultimissime cose, ragazze, ti metto. Allora, ho preso questa paletta fatta così, col palo, questa è della marca Arcasa, non ho preso quella della Villeda perché quella della Villeda si staccava il coso, invece questa tiri su e pieghi e si e diventa piatta e occupa meno spazio, ho preferito questa, c'era in viola e in arancione, ovviamente io ho preso l'arancione, quindi questa. Poi ho preso la scopa che non riesco a prendere, ho ucciso un palo, non ci vado bravo. La scopa, ho preso questa della Tonkita, questa qua e niente, questa semplice. Poi c'è, vabbè, c'è il palo della Bileda per il mocio, ragazze, lo sto facendo vedere, è volato. Ah, abbiamo il letto per la biancheria, tre pacchetti di questo qua semplice per il zipper. E poi come mocio ho preso questo qua della Vileda, perché? Perché io odio il mocio normale, nel senso non mi piace assolutamente, facendo le pulizie ve l'ho detto, le mie esperienze, e non mi piace assolutamente quello normale, il mocio normale del per pulire la casa, perché secondo me non pulisce bene, in quanto comunque si lascia sempre striature sul pavimento. E niente ragazzi, questo era il super mega video svuota la spesa. Prettamente iniziamo a convivere, perché poi ci sarà quello del cibo, adesso non c'è. Spero che vi sia piaciuto, mi raccomando spolliciate, cosa sto dicendo? C'è l'altro pezzo di video, Jessica, niente, adesso c'è l'altro pezzo di video, vi saluto lì, ciao.